Buongiorno e ben ritrovati. A Bologna il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni delle RSU. Dall'Assemblea Provinciale di Bologna il professor Stefano Battilano. Buongiorno a tutti da Bologna. Questa che ci fa Rino Di Meglio in realtà non è proprio l'inaugurazione, perché noi siamo qui da tempo, come dire, a battere il terreno. Posso dire che con una battuta siamo stanchi ma felici, perché oltre ad aver fatto queste assemblee provinciali che sono sempre molto partecipate, noi abbiamo fatto sul territorio oltre 55 assemblee, battendo quasi scuola per scuola le 100 scuole bolognesi, e questo ci ha portato, soprattutto noi ci siamo sentiti un po' apostoli di questa consapevolezza, abbiamo portato, come direbbe il mio amico Robertino di Modena, il verbo della buona scuola, a volte la buona novella, a volte la cattiva novella. Abbiamo fatto consapevolezza sul territorio, abbiamo avuto assemblee molto partecipate, perché la buona scuola è un tema che da un certo punto di vista crea anche molta inquietudine. Parliamo dei ricorsi dei precari, cosa state facendo a Bologna? Abbiamo promosso, più che un ricorso, io preferisco chiamarlo una class action, cioè abbiamo raccolto le adesioni di 250 insegnanti, in questo caso di ruolo, i quali intendono ricorrere al giudice del lavoro, poi vedremo in quale altra istanza, per il blocco dell'anno 2013, che è tuttora in corso, quello che si allunga la carriera fino a 35 anni, che allunga ogni gradone di un anno. Abbiamo fatto fare questo ricorso anche al personale neoimmesso in ruolo, che aveva questa penalizzazione nella ricostruzione di carriera. Crediamo che si possa chiamare una class action, perché la nostra idea è che in qualche modo questo comporti un precipitato di sentenze che vengano anche da altre province o da altre istanze, in modo che si possa, come dire, ripercorrere il percorso che ha portato alla pronuncia sulla stabilizzazione della Corte di Giustizia europea. Cosa vi aspettate da queste elezioni nella vostra provincia? È un po' scaramantico dire così, però sì, ci attendiamo un risultato certamente migliore della precedente tornata elettorale. Poi quantificare non porta fortuna, ma crediamo sì, perché abbiamo avuto riscontro di tanti consensi. Forse è stata proprio questa strategia di andare scuola per scuola, di trovare le persone andando a casa loro, che forse ci ha portato un maggiore consenso, che indubbiamente si è visto già dalle iscrizioni e che contiamo si potrà vedere anche dalle liste che potremo presentare. Professore, secondo lei quali sono i punti di forza di questa campagna elettorale che si è appena aperta? Ma io dico, i punti di forza, mi capita spesso di dirlo, sono la serietà, crediamo, la nostra serietà, lo dico perché non è merito mio o lo è solo in parte. La serietà nel garantire una consulenza serrata e immediata, spesso professionale, la serietà nell'assistere i colleghi che hanno bisogno nelle contestazioni di addebito, negli interventi presso le singole scuole. Credo che sia questo proprio la nostra serietà, perché sono le persone che fanno l'associazione, e quindi credo che sia questo che ci ha portato questo ottimo risultato degli ultimi tempi. Grazie professore, e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie molte a tutti. Salve.